Salve dal vostro Santen-chan, dal vostro capitan Santen-chan. Beh, che dire circa i mondiali? C'è chi vince, c'è chi perde. E tutti a lamentarsi che l'Italia ha perso. Italia fino adesso ha vinto, mi sembra, 2 o 3 partite. E poi gli è toccato di perdere. Fa parte del gioco. E chissà se ce la farà, se riuscirà a passare agli ottavi di finale. Ma io dico. E poi? Italia. Italia ce la fa? O ce la fa la squadra di calcio? E già. Perché passa la squadra di calcio agli ottavi di finale, non passa Italia, passa la squadra di calcio italiana. Non è che quando succederà ci troviamo tutti in Brasile, tutti gli italiani in trasferta. Quindi il calcio è il calcio, è un gioco e fa piacere vincere, ma identificare troppo in una nazionale di calcio un paese magari serve a evadere dalla realtà, perché al ritorno della realtà, coppa o non coppa, ci sarà una coppa così di spread col marco, coi titoli, con i bundle, con la disoccupazione nel paese, con le fabbriche che chiudono, con le fabbriche che prendono sussidi pubblici dall'erario, dalle tasse degli italiani, dalle tasche degli italiani, e poi chiudono le fabbriche per dislocare, con l'ILVA che continua a ammazzare di tumori, con la sporcizia per le strade e con gli inciuci, con tutto quello che sappiamo della politica. Allora vogliamo che essere contenti perché l'Italia vince nel mondiale. L'Italia potrà vincere nel mondiale, ma perde in Italia. Quando perde l'Italia, non nel mondiale, ma come paese, perdono gli italiani, non perdono i giocatori di calcio. Ecco, è quello che mi preoccupa a me: la corruzione politica, l'equiparazione di destra e sinistra, che ormai non ci sono ideali, come dire, l'ILVA, le dighe di Venezia, l'Expo di Genova, tutti quei fattacci, gli omicidi, la violenza di genere, tutte quelle sono sconfitte gravi per il paese nelle quali perdiamo tutti noi. Non è che perdono i giocatori, si perde il mondiale, perde la squadra di calcio. Se perde la nazionale di calcio, perdono i giocatori. Se perde il paese Italia, perdiamo tutti noi. Perdo io, perdete voi, perdono tutti. Che è più importante? Il mondiale ci diverte, ma mondiali o no, viviamo 365 giorni l'anno in Italia, e se perdiamo quello che è più importante, siamo fottuti. Allora non disperatevi tanto del mondiale, vabbè, che bello evadere nei divertimenti e nelle favole, ma tanto poi alla realtà del paese bisogna ritornare, mondiali o non mondiali. Quindi io mi auguro che la nazionale vinca, anche se il calcio non lo seguo, non me ne può fottere di meno. Ma e se poi invece perde il paese, comunque disoccupazione, crisi sociale, conflitto sociale, macelleria sociale, l'ILVA, gli inceneritori, la spazzatura, la corruzione, la perdita del lavoro, con tutte quelle cose veramente ci fanno perdere come persone, come paese, più dei mondiali. Meditate, gente, meditate, diceva Renzo Arbore. Ecco, questo è stato un messaggio, una breve riflessione dal vostro amico, il capitan Santen-chan.
E di riflessioni così ne potrei fare migliori, Marco. Marco Travaglio, se tu mi dessi l'opportunità di lavorare nel tuo fatto quotidiano, perché io sì che ho un pensiero critico contro il pensiero unico. Qualcosa che ho letto di Ramonet. Poi vabbè, parlerò un secondo tempo, un'altra volta, anzi. Di Ramonet, delle Le Monde Diplomatique, edizione Connoisseur. Però mi raccomando, non vi demoralizzate se eventualmente l'Italia esce dai mondiali. Il problema è che l'Italia può uscire dall'Europa e dall'euro, che è più grave di uscire dai mondiali. Se esce dai mondiali, la nazionale. I giocatori continueranno a giocare a calcio. Se esce l'Italia come paese dall'Europa e dall'euro, voi come lavoratori non continuerete più a lavorare. Vabbè, poi in un'altra puntata parlerò di quello che succede, del dramma che sta succedendo in Iraq, in Siria e in Ucraina. Adesso vi lascio. Ciao dal vostro capitano Sant'Egan.